questo mondo una delle cose belle è che non c'è limite, no? Non c'è limite, non c'è neanche limite di prezzi in un certo senso, ma di conseguenza non c'è limite di dimensioni, no? Di cose enormi. Bad è prodotto classico, prodotto molto ricco, molto barocco, è proprio l'opposto del design, cioè se c'è una cosa del design è l'opposto è Bad, no? Noi siamo un'industria artigiana, possiamo definirci un po' così, e non c'è niente di simile al nostro nel mondo d'oggi. Vai. Devi spiegare tutto il segreto perché siamo qui. Guarda, io portavo tutto. Abemus, decisione finale. Ma di cosa? L'orologio monumentale. Questo. Cioè, ne è stato scelto uno. Yes, dire? È stato scelto uno di questi tre. Privato WhatsApp. Dai, questo è pizzicotto. Questo ti posso dire che è un gran casino farlo. Questo è un casino farlo. Questo è molto difficile perché. Perché non questo, so peserà, sistema, questo peserà 5 tonnellate, 6 tonnellate, cioè un elefante su delle gambe di non è, giraffa. Non è esattamente così, però ha dei problemi di... Sì, ma è impressionante la larghezza anche di questa parte qui, cioè è larga così. Ma vedrai, si deve reggere il peso di tutto. No, ma non regge questa, questa non lo regge, non è possibile che lo regga. Qui si va sulle 5 tonnellate di sicuro. Abbiamo aperto da Harrods, subito dopo Harrods abbiamo aperto a Dubai Mall, una boutique altrettanto importante. Queste due boutique secondo me hanno fatto fare il salto di qualità sotto tantissimi aspetti. Evidentemente siamo stati visti dal capo della famiglia Bin Laden, Sheikh Bakr, il numero uno della famiglia Bin Laden, che ci ha visti sia a Dubai Mall che da Harrods e a quel punto ha dato istruzioni ai altri della famiglia di contattare Baldi per acquisire Baldi come brand in esclusiva per l'Arabia Saudita, perché secondo lui era perfetto per i palazzi reali. Come è nato l'orologio? È nato da... Io ero in Arabia, un viaggio, ero insieme a Bader Bin Laden e lui ha ricevuto una telefonata da suo zio che gli dice: guarda, vorrei avere una replica dell'orologio della Torre della Mecca che loro hanno costruito per i re, in pratica. Cioè, alla Mecca hanno costruito tutto loro, hanno fatto tutto loro, fra cui questa torre che è la seconda più alta del mondo dopo il Burj Khalifa di Dubai, ma è l'orologio più alto del mondo, molto più del Big Ben di Londra. Questa torre è diventata il simbolo del mondo arabo, il simbolo non solo della Mecca, ma in generale del mondo arabo. Quindi per loro questo orologio ha un significato veramente unico. Questo progetto era nato per il re che non c'è più, il re deceduto. E nacque di corsa anche perché dovevamo fare presto, perché questo re poteva morire da un momento all'altro. Saudi Arabia, King Abdullah, dead at the age of 90. As a leader, he was always candid and had the courage of his convictions. Deceduto il re, ci si rimase tutti fermi con in mano questo lavoro enorme che si era fatto di mesi e mesi di lavoro e non si sapeva che farsene perché tutto fermo, tutto bloccato.
Our correspondent Yasser Abdel-Hakim is following the events in Saudi Arabia. He joins us now live with more. Yasser, what more can you tell us about the new Saudi monarch? He was the defense minister and also the confidant of the king for years. Con l'avvento del nuovo re si pensava che fosse tutto bruciato e sembrava che così fosse. Invece si aprì una porta inaspettatamente dal gruppo Bin Laden la richiesta di fare un grande regalo al nuovo re. Va bene, scriviglielo. Però scriviglielo se senti quella via aerea che non si può, va bene? Vai. Sheikh Bahir ha detto a Baldi, perché non chiede a Baldi se può creare un oggetto nel suo stile molto classico, molto, molto ricco, molto unico, esclusivo. Quindi lui mi prese quasi una sorta di, non dico rapimento, nel senso dice vieni, monti in macchina con me, andiamo. Venne fuori la cosa di riproporre questi progetti che avevamo fatto in questo contesto. E sicché tornai in Italia con Luca Boiola e con Leonardo, con i miei genitori, si fece un primo meeting dicendo ma c'è stata questa richiesta strana di fare degli oggetti Baldi. Un orologio più monumentale degli altri monumentali. Addirittura di 7 metri, quindi diventa un monumento, non è più un oggetto d'arredo, non è più quindi un accessorio, ma è veramente un qualcosa di... un orologio a 7 metri, 10.000 kg di peso, migliaia e migliaia di ore di lavoro, è praticamente un monumento. Io vado via, mi abbandono. Si deve parlare dell'orologio? Quindi, domanda. Questa gamba, quindi, a questo punto è la versione definitiva. Sì, qua non è riportato perché dentro c'è questa protrella, c'è un ricciolo qui in più. E com'è fatto questo ricciolo? Come è fatto? Di fatto va a coprire questo angolino della, di che se no spuntava. Che se no spuntava. Ma dietro, cioè? Dietro c'è questa copertura che non è addosso a questo ricciolo modellato. Sì, c'è un gap di quanto? Ma 3-4 centimetri, quanto basta per mettere qui. C'è una striscia di LED giù a pioggia. Poi c'è la lesena. Come... Ma indietro della colonna? La lesena è scanalata come la colonna. Il quadrante è quello solido. Questi sono i campioni dei vetri che si è fatto fare. Per la menara. Per la menara. In questo livello c'è un giro di faretti qua, messi verso l'alto. La notte deve essere bellissima, pazzesco, perché proprio la luce esce così dal basso. Poi qui è tutta aperta, quindi... Questa luce mi penetra fino alla mezzaluna o no? No, qua è chiuso perché c'è appoggiata la mezzaluna. E quindi a mezzaluna non è mezzaluna illuminata? No, non è buia? No, però prende luce da sotto. No, non prende luce da sotto perché questa è in aggetto in fuori. Vabbè, questo lo possiamo rivedere. Secondo me questo deve essere rivisto. Perché qui un po' di luce, un taglio di luce va su. Sì, ci sta. Sarebbe stato bello. Questa illuminata è bella, non si può avere tutto illuminato e questa buia. Vabbè, senti, devo andare... Ok, vai, porto di là queste cose. Sì, porto di là queste cose, non abbiamo finito, arrivo. Quindi, a questo punto, che si è chiarita questa cosa... C'era da rivedere quelle cose di Marco. Sì. Queste? Questa, guarda, stavo guardando prima, guarda che alzata. No, guarda.
No, questa è ancora peggio. Madonna. Questa lì è storia, ma questa è molto più questa storia. È preistoria. Questa è preistoria. Ma quella sera quando ti ho trovato lì in quel bar, cos'era? Grant? No, dove eravamo? Ah? Se ci pensi. Christiansted, a Christiansted. A St. Croix, a Christiansted. Nelle Isole Vergini. Davvero. Che forza, ragazzi. Davvero. Poi ho fatto un viaggio, poi mi ero stabilizzato in quest'isola di St. Croix e lì mi occupavo di un marina, facevo un po' di piccoli lavori di carpenteria, facevo lo skipper, sono sempre stato velista e quindi vivevo in quest'isola che era un'isola ovviamente del Bengodi. E una sera ti incontrai Luca in questo locale. A sedere, ma ancora una accanto all'altro. A parlare in inglese, ah, te dove sei italiano? Ah, sei italiano, anch'io italiano, ah, dove sei di Firenze? No, no, dicevo, ma te sei? Ma te ti chiami Luca? Ma io mi chiamo Luca? No, non è possibile. In effetti, eri in quelle condizioni veramente penose. Io ubriaco, te forse anche non mi ricordo. Ovviamente, a quell'ora potrei essere ubriaco. Perché lui girava proprio con lo zaino e basta, e si nutriva di cose, di quello che trovava. Insomma, si arrangiava fondamentalmente. E non ci era mai incrociati. No, però ci si conosceva. Ci conosceva perché ci trovava le fidanzate. Sì, un pochino sì. Un paio, devo dire. Cioè, o prima te o prima io, sì, c'era sempre una ex in mezzo. Non andiamo troppo nelle... Vabbè, comunque ci si conosceva solo per quello. Dopo una bella serata. Com'è nata la collaborazione fra Luca Boiola, chief designer, e la Baldi? Ah, è nata in un bar malfamato delle Isole Vergini. Ciao ragazzi. Ciao, buongiorno. Lo portavo Mauro. Ciao. Facciamogli vedere un po' questo orologio, vai, che lui non ha visto quasi nulla. Vieni Mauro, questo è il nuovo progetto. Sembra piccolino. Insieme. Sono 7 metri. Esatto. Praticamente se c'è da fare quella parte lì, la base è questa, nell'ottone. E questa parte che invece però è tutta pietra, quindi ho messo lapislazzolo bianco, che è tutta questa parte qua, che sarà di alluminio e rivestita tutta. E quindi questa secondo me è grazia. Cioè l'ape si incide e si mette bianco. E si mette bianco, classico. Io gli ho chiesto ad Andre se ti faceva, e alla Maria se ti facevano una stampa. Io ma avevate fatto anche una dima? No. Grazie. Come avete visto prima, questo è il decoro che andrà fatto in lapis, su una base in ottone liscia. Siamo su circa 2 metri, Andre? Sì, 2 metri e 2,20 metri il quadrato della base, 1,50 metri, 1,70 metri il decoro. Quindi è un'area molto estesa, per cui sarà complicata anche averla liscia, sicuramente. No, poi bisogna stare attenti perché questo decoro qua è a questa altezza qui. A vista proprio. Quindi è proprio a vista. Deve essere perfetto. Si cercherà di stare, perché anche questi, per esempio, ovviamente dovranno essere un po' divisi qui, insomma. A gennaio 2009 sono entrato in azienda e ormai sono più di 7 anni. E sono entrato per affiancare mio nonno. Venivo da un'esperienza produttiva precedente, sempre nel settore della produzione. In azienda eravamo ancora nella fabbrica vecchia, c'erano ancora mio nonno e mia nonna tutti e due a lavorare. C'era già mio zio, chiaramente, e mia mamma, che si occupavano appunto la parte finanziaria, e mi hanno chiamato perché si stava crescendo ma non c'era tanta cultura produttiva intesa come non artigianale, ecco, quindi più legata all'industria. Io venivo da un'esperienza passata negli anni precedenti, proprio invece, che aveva come obiettivo quello di lavorare proprio nell'industria all'estero, e quindi sono stato un giorno, avevo una mia piccola attività, ero un piccolo imprenditore con un socio. Un giorno mio nonno mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo entrare in azienda, e me l'ha detto a modo suo, un po' a modo suo. Ho detto: che cazzo fai ancora a giro? Vieni a lavorare che ci sta bisogno. E quindi alla fine mia mamma e mio zio avevano piacere, perché io sono stato il primo dei nipoti della mia generazione ad entrare, ma non perché per una cosa di età, perché siamo mio cugino, siamo i due più grandi, ma mio cugino fa tutt'altro e quindi sono stato il primo.
sono state lucidate tutte le parti lì sul vetro? Sono state sgrossate. Tolti i graffi, ora le laviamo perché loro possano vedere gli ultimi difetti. La grammatica cosa include? Include prima un passaggio di strato. Prima vengono lavate bene, con metodi galvanici, poi ci sono da fare più passaggi prima di arrivare all'oro, bronzo, nickel, oro. In questo caso per queste qui anche l'argento. Per tutto prima, tutti i passaggi precedenti alla doratura. Esatto. Come si va con queste gambe? Come si va? Ci si fanno? Ora il problema sono i tempi, lo sai, te l'ho detto, cioè non è una cosa così semplice. Siamo già in ritardo. Lo so. Me lo devi dare la settimana scorsa, quindi siamo già in ritardo. Poi mi devi dare anche gli altri fregi, quelli del decoro davanti e quello che serve per coprire l'attacco della gamba in basso alla base. Sì, chiaramente si lavora su tutto perché ci siamo divisi il lavoro, si è organizzato che ognuno sta seguendo qualche cosa. Va bene, ma dammi una data. Dammi una settimana, almeno una settimana ho bisogno. Una settimana? Ancora? Una settimana, sì. Alza. E qui andrà a staccarsi. Bocca di un pannello qui. Capitello della Lesena, in alto. Pronto. Cioè, dorato. Si controlla tutta la roba della Menara e si dà l'ok. Poi dopo si passa all'altro. Bene fare, Andre. Preciso. No, sì, non pensavo. No, dagli una spianatina. Ah. Con mettiture perfette. Come quanto ci vorrà secondo te a fare tutto il decoro? Sono 8, no? Si è detto. Ogni pannello ci vorrà un paio di giorni a pannello. Tra lucidarle tutto, forse anche 3, insomma. Va bene. Che bisogna considerare anche il tempo di lucidare tutte le fette prima, insomma. Va bene. Allora io lucido il lapislazzo, li vado tranquillo. Vai, inizia a lucidare le fette e poi ti arriverà la roba. Va bene. Ciao, okay, grazie Mauro. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Bene, abbiamo un problema. Capitello che abbiamo fatto la proposta, mi ha fatto vedere? Sì, questo della colonna? Sì. Non gli va bene perché è sproporzionato, perché vogliono un'altra opzione. Vogliono un'opzione più adeguata secondo loro allo stile del Yes. Ok, che pensiamo di fare? Io ho parlato con Luca Boiola. C'ho un modellino piccolo di un capitello che si usa sulle lampade dell'Ice della Star, che potrebbe andare bene. Potrebbe andare bene. È piccolo, però lo puoi scansionare. Che problema c'è? Facciamo reverse engineering. Lo scansioni, fai il reverse e poi e facciamo la proposta e gli si rifà la proposta. Ciao Leo. Come si fa? Bene, no, guarda, sto scansionando il capitello. Questa è la nuvola di punti delle scansioni. E quindi e ecco quello che ci viene, ecco un po' il primo step del capitello in 3D. All'interno del Baldi Studio mi occupo di più fasi del processo creativo e produttivo. All'Alto Pratico abbiamo scansionato tutti i modelli di fusioni che esistono in Baldi in modo da creare una libreria digitale attraverso il reverse engineering, che è questo processo che ci permette appunto da un oggetto reale di avere un oggetto in 3D tridimensionale, di poter lavorare su tutti i progetti a qualsiasi scala, a qualsiasi dimensione e adattare le nostre fusioni, i nostri pezzi classici a qualsiasi progetto, come in questo caso all'orologio monumentale.
Va bene, senti, ora come funziona? Questa è una nuvola di punti, quindi non si può né scalare né tagliare. Sì, questo è il primo step di reverse. Quindi ora cosa devi fare? Mettiamo insieme tutta la scansione, tutta la nuvola di punti e facciamo delle superfici. Quanto ti ci vuole a fare questo lavorino? Ah, il tempo della scansione, sì, penso che in un'oretta poter essere a lavorare le superfici. E proprio... almeno in giornata gli si manda tutto, si chiede l'approvazione. Sì, così quindi cosa succede? Quando noi prendiamo un modello esistente che è stato scansionato, intanto la scansione tira fuori una nuvola di punti che non è una superficie, quindi quel file lì non può essere né tagliato, né forato, né lavorato come una superficie chiusa. Quindi ci vuole un software apposta che faccia questo procedimento che si chiama reverse engineering, ovvero la trasformazione di una nuvola di punti in superfici. Perfetto, ci sta sì. Tutto l'anno per metterlo a punto. Sì, sì, va bene. Però, allora, però bisogna iniziare quantomeno allora. Venite di là a vedere nuove modifiche dell'orologio. Fatte? Sì, per bene, a posto. Per bene. Bene, Rola, facci vedere. Allora, praticamente l'altro giorno si è visto con Rolo sta cosa, mi hanno fatto vedere diciamo anteprima. Ah, e questa è la piastra? Sì, questa è la piastra, quindi qui non sì, ci sta. Cioè, quanto è questi centimetri? Sono 4 centimetri, non niente, ci sta proprio. Ci sta. Va bene. Allora. Allora, quindi, con Marco anche hanno scelto di portare su una linea. Esatto. Una linea elettrica? Sì, questa qui. Tutto qui dentro? Internamente qua. E va dentro al profilo, non si vede. Non si vede perché il filino sarà color oro, sì, quindi sarà un filo a 7 metri. Perché il profilo è questo, giusto? No, sì, questo qua è sul cima. Sì, comunque che questa parte sono... è una lama praticamente. Sì. È una lama. Sono larghe così. Sì. Sono... Va bene. È ottagonale. Che queste sparano, quindi sono sparano sì. qui e sparano e mandano la luce su. Sì, esatto. Senso, e quindi sparano così come ha disegnato Rolo. Tutti lui, bene, ora appena si parte, vedete... risolto, tutto a posto. Ottimo, cioè si monta sul posto, ma è tutto a posto. Va bene, va bene. Va bene. Bene. Vai, si torna di là. Ciao, a dopo. Ok. No, è perfetto, proprio non c'è un millimetro che vada fuori da... E c'è proporzionato. C'è qualche migliaio di pezzi, solo visto, c'è centinaio di pezzi. L'esempio di questo orologio monumentale è eclatante. Abbiamo definito un disegno, quindi un concept, con Luca Boiola, che è stato approvato a gennaio e noi a giugno abbiamo consegnato l'orologio, cioè dal disegno alla consegna, all'imballo in 6 mesi. Di solito per sviluppare queste cose ci vogliono anni, anche perché la complessità di questo progetto è elevatissima e senza la tecnologia non sarebbe stato possibile andare in questi tempi qui, proprio perché con la tecnologia tridimensionale non riusciamo a lavorare parallelamente perché siamo sicuri del risultato finale. A caricare, cazzo, sembra impossibile. Luca, vedere uscire le casse. Vai, ultimo pancale fatto.
bancale numero 20. Direi. Finito? Avresti mai detto? No, no, pensavo di arrivare a fondo, io no. E vai. E vai. E ora si va in Marocco, eh? Vai. Ciao Ciccio. Ci vediamo in Marocco. Dai, andiamo a casa. Ciao. Ciao.